That all the people on this earth deserve justice. Social justice, political justice, and economic justice. I believe it is the only way we will ever achieve peace and prosperity on this earth. My name is Asada Shakur, and I was born and raised in the United States. I am a descendant of Africans who were kidnapped and brought to the Americas as slaves. I spent my early childhood in the racist segregated South. I later moved to the northern part of the country where I realized that black people were equally victimized by racism and oppression. I grew up and became a political activist. In the, movement, in the anti-war movement e most of movement for the Liberation. La prima volta che scappai di casa, me ne andai da Evelyn. Non la trovai e quindi mi addormentai sulle scale. Quando tornò a casa, pensò che fossi un vagabondo ubriaco. Così mi scavalcò ed entrò nel suo appartamento. Ritornai il giorno dopo e lei mi parlò. Rivestì il ruolo della psichiatra e dell'assistente so sociale e mi spedì a casa. Per un po' funzionò, ma le cose andavano male. Mia madre ed io non eravamo d'accordo su niente ed eravamo tutte e due testarde e ostinate. Anche quando cercavo di comportarmi bene, mi sembrava che non ci fosse niente che potessi fare per farla contenta. Quando mia madre e mio padre litigavano, diventavo pazza. Prendevo il mio cappotto e me ne andavo. Qualche volta semplicemente non tornavo a casa. Qualche volta scappare era divertente ed eccitante. Altre volte era penoso, deprimente e solitario. Quello che ne ricavai però fu imparare a sopravvivere. Stare là fuori, con la parte peggiore della vita, era come vivere su un otto volante, tutti contro tutti a rompicollo. Era una educazione d'inferno. Se ci ripenso, ho avuto una bella fortuna. Mi sarebbero potute capitare così tante cose che per l'appunto poi mi sono accadute. La prima volta che scappai avevo solo i vestiti che indossavo e un po' di denaro. Prendevo la metropolitana e dormivo nelle stazioni, fino a quando non ne potei più. Poi incominciai a parlare con la gente. Una delle prime persone che incontrai fu un ragazzo che si chiamava David. Gli raccontai che mia madre era in ospedale, che non avevo altri parenti a New York e che avevo paura di stare a casa da sola. Mi portò a casa sua e raccontammo a sua madre la stessa storia. Mi disse che potevo passare la notte a casa loro. Vivevano nel Fargood Projects a Brooklyn. David mi portò fuori e mi presentò a tutti i suoi amici. Tutto andò bene fino a notte. Poi fu guerra e un incontro di lotta che durò tutta la notte. Quando non mi aggrediva mi pregava, e mi supplicava e tirava fuori un sacco di motivazioni per le quali avrei dovuto dargliela. Gli dissi che avevo paura di restare incinta. Andò a prendere una confezione enorme di vaseline e mi disse che con quella non si poteva restare incinta. Ero stupida, ma non fino a quel punto. Gli dissi di andarsene all'inferno e l'incontro di lotta ricominciò. Dopo un paio di giorni a casa di David ero pronta ad andarmene. Inoltre sua madre cominciava ad avere dei sospetti. L'amicizia successiva fu con una ragazza. Non avrei potuto sopportare un altro David. Tina viveva nel quartiere di Fort Greene a Brooklyn, con sua madre e suo fratello, in una casa elegante. Era una casa vecchia e sgangherata. La metà sembrava inagibile. E d'altronde non c'era niente in quella casa che fosse normale. C'erano stanze con ogni sorta di cianfrusaglie, ammucchiate fino al soffitto, tavoli, sedie, giradischi, vecchie radio. Raccontai sempre la vecchia storia alla madre di Tina e lei fu dolcissima. "Potevo restare quanto volevo", disse. In realtà disse che amava avere intorno gente giovane. Non aveva mentito. Tutto il giorno c'era una processione di persone che entravano e uscivano dalla sua casa, la maggior parte erano giovani. Quando la mamma di Tina vide che non avevo dei vestiti, disse: Dobbiamo portarti a fare compere. Ricordo di avere pensato quanto fosse carina voler spendere dei soldi per me, che era un'estranea. Il giorno dopo andammo in Fulton Street. Va bene, mi disse. Adesso vai con Tina da ANS e prendi quello che vuoi. Io sarò al bar, solo ricordati di dove prendi le cose. E ce ne andammo, Tina ed io. Ero felice con un, come un uccello di bosco. I miei vestiti cominciavano a puzzare. Quando entrammo nel negozio, io cominciai a prendere delle cose e, e mi apprestava a provarle. Stai attenta, disse Tina. Non sai che taglia indossi? Sì, dissi perché. Sbrighiamoci a prendere quella roba e andiamocene. Se ti piace qualcosa devi solo dirlo. Non prenderlo su e rimetterlo giù e poi ricominciare. Va bene, dissi, pensando che fosse strana. Mi piaceva una gonna scozzese con una grande spilla di sicurezza e una maglia e un maglione che si abbinassero. Questo andrà bene, disse Tina, indicando una maglia bianca. Bene, adesso fai quello che ti dico, indossala. Come? chiesi guardandolo oh, a terra. «Stai attenta, scema!» sussurrò «Continua a guardare dritto e aiutami a tirar su questa cosa!» Aveva già sollevato metà della gonna fino alla mia vita. Finalmente sollevammo tutta la gonna e la fermammo sotto la mia. «Va bene, andiamocene!» disse Tina. «Aspetta un momento! Arrotola la gonna! Prende un po'! E non guardare a terra! Ero spaventata a morte, ma incominciai ad arrotolarla!» «Non la tua gonna, scema bisbigliottina, quella di sotto!» Camminavo e arrotolavo e cercavo di apparire calma e se qualcuno mi avesse osservata so che devo aver avuto l'aspetto di un personaggio da farsa, ma in qualche modo riuscimmo ad andarcene. Mi aspettavo che la polizia piombasse su di noi da un momento all'altro. La madre di Tina stava ancora seduta allo stesso posto sorseggiando una soda. Come andata chiese a Tina. È in gamba disse Tina. Non sapeva far niente ma era calma. Stavo per svenire. Qualsiasi altra madre che conoscevo ci avrebbe massacrate se avesse solo pensato che rubavamo. Questo era certamente qualcosa di nuovo. Continuava a fissare la madre di Tina. Anche lei deve essersi resa conto di come la stavo fissando perché mi disse "È vero, rubo". E anche i miei figli rubano, cercano di togliermi la mia casa, di togliermi ogni cosa che ho. Devo sopravvivere come meglio posso. Ma non si tratta veramente di un furto, è solo uno sconto. Hai bisogno di uno sconto, perché questi negozi sono troppo cari. Noi lo chiamiamo lo sconto delle cinque dita e incomincio a ridere. Quando arrivammo a casa disse, va bene, vediamo che cose carine ti sei presa. Tina si tolse la maglia e il maglione da, da qualche parte e io tolsi la gonna sotto la mia. Avete preso solo questo? Sì, disse Tina, non sapevo come fare e ci stavamo mettendo troppo. Non avete preso della biancheria intima? chiese la madre di Tina. No. Ecco, disse, dandoci del denaro, andate al five and, and dim e compratene. E non fregate niente, capito? Non ho tirato su figli che rubano nei five and dim, capito? Sì, e uscimmo. Ti insegneremo come fare, disse Tina, mentre andavamo al negozio. La fissavo. Mi sembrava di impazzire. Poi incominciai a sentirmi felice. Ce l'avevamo fatta, ce l'avevamo fatta alla grande. L'idea dello sconto delle cinque dita incominciava a piacermi ed era terribilmente facile. Quella sera mi misi i miei nuovi vestiti e uscì a Zonzo contino e suo fratello. Era tranquillo e sul bruttino, ma era molto simpatico. Andammo a una festa al Fort Green Project. Ci fermammo lungo la strada e ci comprammo le patatine fritte da Thunderbird. Alla festa, Tina mi presentò a Tyrone. Fu amore a prima vista. Pensai che fosse il ragazzo più figo che avessi mai visto. Tyron era il capobanda del Fort Green, Chaplin, e pensai che fosse così romantico proprio come in Wild West Side Story. Ci sedemmo all'ingresso, bevendo vino e fumando sigarette. Avevo già fumato prima, ma non avevo mai bevuto vino. La musica suonava e le luci erano soffuse e io mi sentivo bene. Suonavano quei vecchi lenti come Wind, Gloria, In the st style of night, Sunday kind of love. Entrammo e ci mettemmo a ballare. Ero innamorata e ballavo sulle nuvole, turbinando sulla pista. Giravo e giravo e improvvisamente mi ritrovai fuori, aggrappata a una panca, ubriaca come una spugna e con una nausea da cani. Quando finalmente riuscii a reggermi in piedi, Tyron mi accompagnò a casa di Tina. Ci tenemmo mano nella mano per tutto il tempo e lui si diede un grande affare a darmi il bacio della buonanotte, anche se non capirò mai come potesse sopportare l'odore della mia bocca che sapeva di vomito. Mi svegliai il giorno dopo, come se degli elefanti avessero ballato la danza dei vattussi sulla mia testa e come se stessi camminando, eh, sulle, mie, stessi camminando sulle mie palpebre. La madre di Tina voleva che andassi con lei da qualche parte. Mi alzai, mi lavai e mi vestii. Che tipo di gioielli ti piacciono? mi chiese. Non lo so, dissi. Credo i rubini, perché sono la mia pietra natale. Oh no? Sembri una ragazza fatta esclusivamente per i diamanti. Davvero? chiesi lusingata. Oh sì, i diamanti sono il miglior amico di una ragazza e ti mostrerò come fare a procurarteli. Passò la mattina e quasi tutto il pomeriggio mostrandomi come fare. Non hai niente da temere, mi diceva. Anche se ti prendono non ti possono fare niente perché sei una bambina. Doveva entrare nel negozio e parlare educatamente. Dovevo chiedere il prezzo di ogni cosa e dire al commesso che mio padre aveva dato 80 do, mi aveva dato 80 dollari da spendere, ma che avevo anche dei miei risparmi. Tina e suo fratello sarebbero entrati e avrebbero creato un diversivo. E mentre tutti li guardavano, io dovevo mettere gli orecchini più grandi che potevo sotto la lingua. Dovevo dire qualche cosa al commesso e uscire tranquillamente dal negozio. C'erano altre piccolezze nel piano, ma non me le ricordo. Mi fece fare pratica a parlare con qualcosa sotto la lingua. Quando entrai nel negozio, credetti che sarei morta di paura. Feci finta di non conoscere Tina e suo fratello e feci come avevamo progettato. Il negozio era molto affollato e io iniziai la mia recita. Ero spaventatissima, mi sentivo avvampare. All'inizio il commesso sembrava che non mi volesse mostrare niente, ma quando gli dissi degli 80 dollari e dei miei risparmi, si diede da fare a tirar fuori i ripiani. Gli facevo perdere tempo dicendo: Pensa che questo le piacerà? Pensa che questo le piacerà di più? Poi improvvisamente Tina e suo fratello entrarono correndo nel negozio. Ridevano fortissimo, rincorrendosi e agguantandosi. Quasi mi dimenticai di fare quello che dovevo, tanto ero indaffarata a guardarli. Poi me ne ricordai e quando vidi che nessuno mi stava guardando, presi gli orecchini più grandi e li infilai sotto la lingua. Non vedo niente che possa veramente piacere alla mamma, dissi. Forse torno più tardi. Incominciai ad andare verso la porta. Sentivo che il commesso mi avrebbe richiamato indietro. Signorina, qualcuno mi chiamò. Mi sentì sprovò profondare nel pavimento. vidi con la coda dell'occhio che un commesso stava chiamando una commessa. Uscì dal negozio, girai l'angolo e incominciai a correre. Era a metà strada verso la casa di Tina quando gli altri mi raggiunsero. Gli orecchini erano ancora nella mia bocca. Ce l'hai fatta? mi chiese Tina. La guardai come se non la riconoscessi. Ce l'hai fatta o no? mi chiese di nuovo con impazienza. Alla fine sputai gli orecchini nella mia mano. Cazzo, disse la madre di Tina, sono proprio belli, mi piacciono. Visto che erano per orecchie forate e le mie non lo erano, la madre di Tina mi disse, Vendimeli, ti do venti dollari. È un affare, le dissi. Ero terribilmente felice di avere i venti dollari. Non mi importava niente di avere orecchini con i diamanti e avevo bisogno di soldi per andarmene e cominciare a trovarmi un lavoro. Ero convinta di non essere tagliata per farla la ladra. Quella sera uscimmo per festeggiare. La madre di Tina mi aveva dato 20 dollari più due extra per il buon lavoro compiuto. Mi aveva anche dato un bel vestito color oro e delle scarpe nere. Ero tirata lucido, avevamo i soldi in tasca ed eravamo pronte a farlo. Cercammo Tyron, ma non era in casa. Girammo per tutto il quartiere fino a quando lo trovammo e a casa dei gemelli Jess e James, o qualcosa del genere. Scesero tutti al piano di sotto per non so che, per non so quale riunione. Tutti dicevano che ci sarebbe stata battaglia. Erano in lotta contro l'altra banda, i Bishop, e uno della loro banda era stato pestato dai Bishop. Quando finalmente la riunione ebbe termine, Tyran uscì con noi, ma non era più lo stesso. Per tutta la notte parlò di cosa avrebbe fatto il bishop. Se non parlava di questo, parlava di tutte le volte che aveva fatto a botte in passato. Scontri tra bande, botte a scuola, botte di qua, botte di là. Sembrava che tutta la sua vita fosse un continuo fare a botte. «Perché?» continuava a pensare. «Perché fa sempre a botte?» Avevo la domanda sulla punta della lingua, ma non riuscivo a fargliela. Cercavo di immaginarmi il futuro. Io, la signora Tyrone, o comunque si chiamasse, e i bambini. Io che gli preparavo il pranzo per quando usciva a fare a botte con il bishop. Il quadro non andava. Ero stanca di questa avventura. Ero pronta a tornare a casa, quali che fossero le conseguenze. In tribunale. Bene. Scesimar, raccogli la tua roba, sei stata trasferita. Trasferita? Dove? Lo saprai quando ci arriverai. Allora voglio chiamare il mio avvocato. Puoi chiamare il tuo avvocato quando arrivi a destinazione. Tentai di scoprire dove mi stavano portando. Mancava ancora un mese alla ripresa del processo dopo il trasferimento di competenza a Morristown. Forse stavano solo trasferendomi prima del tempo, forse mi stavano riportando al carcere precedente, comunque non ero troppo preoccupata. Qualunque posto era certo migliore dell'interrato della prigione della contea di Middlesex. Lo sceriffo arrivò con un foglio di carta in mano. Dove mi portano? chiesi. Devo notificarti un ordine federale, disse agitando il foglio, sei passata in custodia al governo federale. Perché cosa? Non lo so, lo devi chiedere ai federali. Il mio trasferimento improvviso da un carcere a un altro, senza avviso al mio difensore, o senza spiegazioni, era uno scenario destinato a, a ripetersi spesso negli anni successivi. Dopo che la nostra istanza di trasferimento della competenza dalla contea di Middlesex era stata accettata nell'ottobre del 1973, ero stata riportata nell'interrato del carcere di Middlesex dove pensavo che sarei rimasta fino al processo che era stato fissato nella contea di Morris per il 4 gennaio 1974. Evelyn era entrata subito in azione contattando il Jury Project nazionale per indagare sul livello di razzismo nella contea di Morris e preparando una serie di stanze che avrebbero dovuto essere presentate davanti alla corte della contea di Morris. Continuava inoltre a presentare stanze per togliermi dall'isolamento nel carcere della contea di Middlesex. Le motivazioni sulle, sulle quali si basava l'istanza che questo tipo di detenzione distruggeva ogni possibilità di partecipare adeguatamente alla preparazione del mio processo avrebbero dovuto essere sostenute da referti psicologici e da pareri di esperti. Evelyn stava cercando di trovare psicologi e sociologi disposti a presentare delle proprie perizie professionali a sostegno della mia istanza. Stava inoltre cercando di trovare un medico legale, un esperto in balistica, un perito chimico e altri esperti dei quali avevamo bisogno per il mio processo e cercava di trovare dei soldi per pagarli. Che sapevo che c'erano due imputazioni pendenti contro di me per presunte rapine in banca. Ad Evelyn era stato detto che i processi per queste due accuse si sarebbero svolti dopo quello del New Jersey. Una delle due imputazioni riguardava una rapina in una banca del Bronx che era avvenuta nel settembre del 1972. Ero stata accusata di questo reato insieme a Kamau, Avon White ed altri dalla Corte federale distretto del sud di New York. Che si trovava in Foley Square nel basso Manhattan. Sapevo che Evelyn aveva presentato un'istanza al giudice del distretto sud, Gagliardi, perché il processo fosse rinviato fino al termine di quello del New Jersey. Sapendo che l'istanza era stata accolta, non collegai il mio trasferimento a New York con il processo per la rapina in banca. Mi sbagliavo. Il viaggio fu la solita processione interminabile ad alta sicurezza di automobili. Come al solito, mi godetti il viaggio. Mi fece bene già il solo fatto di camminare dalla porta del carcere fino all'auto. Era passato così tanto tempo da quando avevo visto per l'ultima volta la luce del giorno o respirato aria fresca. Guardavo gli alberi, l'erba, il cielo come se non li avessi mai visti prima. Era una giornata splendida. Quando i federali mi dissero che mi portavano a New York per il processo, non capì cosa diavolo stesse accadendo, ma ero sicura che Evelyn avrebbe sistemato tutto, neanche a parlarne che mi potesse eh, processare una corte federale, a, me, a meno che non ci dessero tempo per prepararci e annullassero il processo del New Jersey. Evelyn non poteva occuparsi di due processi contemporaneamente. Lavorava così accanica, accanitamente che non riuscivo nemmeno a seguire tutto quello che stava facendo. Sapevo che eravamo arrivati da qualche parte del Queens, ma non capivo dove. Non c'era alcun tribunale in quella direzione. L'auto arrivò a un ponte dove erano di guardia degli sbirri, fucili e pistole puntati. Dall'altra parte del ponte c'erano altri poliziotti. Dove siamo? Cos'è questo posto? Siamo a Rickers Island, sarà la tua nuova casa per un po', mi disse la gente. Non sarà mai la mia casa. Mi guardai intorno, mentre aspettavano l'autorizzazione per passare il cancello. Davanti a noi c'erano degli edifici immensi, ripugnanti, non vecchi o cadenti come li immaginavo quando pensavo a Rickers Island, ma comunque sempre dall'aspetto istituzionale. Tutti questi edifici sono carceri? Chiesi. Sì, disse la gente, sono tutte carceri. Ci sono tanti criminali nel mondo. Non tutti quelli che sono in prigione sono criminali, gli dissi. E ci sono molti criminali che mettono la gente in galera. C'è un'intera banda di criminali alla Casa Bianca. La gente grugnì. L'auto girò intorno a un edificio nuovo di mattoni. Non c'erano sbarre vecchio stile, ma combinazioni di finestre con sbarre tipo persiana. Mi portarono in una grande sala d'attesa e mi chiusero in una delle stanzette allineate alle pareti, vuote salvo che per qualche panca e un bagno sporco. Dopo una lunga attesa mi fecero uscire per fotografarmi e a prendermi le impronte digitali. Mi riportarono nella stanzetta, poi mi richiamarono fuori per compilare un modulo. Nacque subito un battibecco perché i moduli avevano lasciato eh, in bianco la riga per l'indirizzo. Dove vivi? Non vivo da nessuna parte, sono in carcere e sono stata in carcere negli ultimi sei mesi. Ok, dove vivevi prima? Non mi ricordo. E non era una bugia. Ricordo i posti, ma non potrei dire l'indirizzo esatto. Quando ero in clandestinità ero... era diventata una mia abitudine non ricordarmi gli indirizzi. Usavo dei punti di riferimento per ricordarmi i luoghi. Non avevo difficoltà a ritrovare un posto dove ero già stata una volta, ma anche se ci ritornavo centinaia di volte non guardavo mai l'indirizzo. Va bene, dove vive tua madre? Perché? Abbiamo bisogno di un indirizzo. Da anni non vivo con mia madre. Non importa, dammi lo stesso l'indirizzo. Non so se mia madre vuole che vi dia il suo indirizzo. Devo chiederglielo. La guardiana insistette, ma lo spazio fu lasciato in bianco. La guardiana era una donna nera con i capelli all'africana e ce n'era un'altra vicino alla prima con una parrucca sbilenca in testa. Anche questa era nera. In realtà la maggior parte delle guardiane che avevo visto fino a quel momento erano nere. Avrei ben presto scoperto che la stragrande maggioranza delle guardiane nelle carceri femminili di Rikers erano nere. Ma quando aprivano la bocca ed esprimevano la loro opinione, c'era di che stupirsi. Questa però è un'altra storia. Dopo aver aspettato per quelle che mi sembravano ore, fecero entrare un gruppo di donne. Era meraviglioso. Erano, erano persone vere, vive, parlavano e ridevano. Era passato così tanto tempo da quando avevo ascoltato una conversazione. Stavo seduta, fissandole. So che dovevo eh, essere sembrata una pazza a fissarle in quel modo, ma non ci potevo fare niente. Ero commossa, non riuscivo a parlare. Quando qualcuna mi chiese come mi chiamassi, cominciai a far fugliare. La mia voce era così bassa che c'era sempre qualcuno che mi chiedeva di ripetere quello che avevo detto. Era una delle cose che mi succedeva sempre dopo lunghi periodi di isolamento. Mi dimenticavo di come si parla. Poi mi fecero spogliare, mi perquisirono. C'erano due gruppi di donne, quelle che tornavano dalla corte e quelle che, come me, erano nuove. Ci fecero entrare dentro delle cabine, ci fecero spogliare. Poi ci dissero di girarci, accucciarci, passare le dita tra i capelli, sollevare i piedi, aprire la bocca. Questo valeva per tutte. La prossima fase era solo per le nuove. Ci fecero entrare dentro delle docce senza tende, ci dissero di fare la doccia, poi ci diedero della roba da spalmare sui capelli e sui peli pubblici. A che serve? chiesi. Per i pidocchi e le piattole, rispose la guardiana. Era umiliante. L'ultima fase era la perquisizione. Ogni donna che entrava nell'edificio doveva sottostare a, questo, a questa procedura, anche se era stata anche solo in tribunale. Joan Bird e Afeni Sakur me ne avevano parlato di ritorno dal processo alle Panther 21. Quando me ne avevano parlato ero raccapricciata. Vuoi davvero dire che ti mettono dentro le dita per perquisirti? Avevo chiesto? Mm -hmm, avevano risposto. Ogni donna che fosse stata in uno dei vecchi istituti di detenzione lo poteva raccontare. Le donne lo chiamavano prendersi il dito o, più volgarmente, farsi fottere dal dito. Che succede se ti rifiuti? Avevo chiesto ad Afeni. Ti chiudono in cella di isolamento e non ti fanno uscire fino a quando non accetti di essere perquisita internamente. Pensai di rifiutare. Ma non volevo assolutamente finire in isolamento, non ne potevo più dell'isolamento. La perquisizione interna fu umiliante e disgustosa, proprio come sembrava. Stai seduta sull'orlo di quel tavolo e l'infermiera ti tiene le gambe aperte e ti ficca un dito nella vagina e lo rigira a guanti di plastica. Alcune tentano di metterti contemporaneamente un dito nella vagina e l'altro nel retto. Assunsi comunque un atteggiamento di massima indifferenza anche se avrei voluto prendere a pugni quell'infermiera. Poi, la guardiana, ebbe il coraggio di dirmi che c'era stato un errore e che un dottore avrebbe dovuto esaminarmi completamente. Ero fin troppo disgustata. Era un uomo dall'aspetto lurido, che assomigliava più a un barbone alcolizzato della Boveri, piuttosto che a un dottore. Mi tossiva addosso, senza nemmeno coprirsi la bocca con la mano e dalle sue unghie sembrava aver passato gli ultimi cinque anni in una miniera di carbone. Di buono aveva solo il fatto d'essere molto veloce. Recitò l'elenco delle malattie a raffica, come se fossero un banditore d'asta, chiedendomi se le avevo avute. Poi mi visitò in un minuto. Mi fece un prelievo del sangue e fu tutto. Mi trattennero nella sala d'attesa per molto tempo, dopo che le altre se ne erano andate. Poi una guardiana abbastanza gentile, con una cicatrice sul naso e una sulla bocca, mi condusse alla mia cella. Percorremmo un corridoio che sembrava lungo dei chilometri, fino a un atrio dove un'altra guardiana sedeva dentro una gabbia di vetro. Bottoni pulsanti e luci decoravano la gabbia. Sembrava l'interno di una specie di navicella spaziale. Apri le cinque, disse quella che mi accompagnava. Ci fu un rumore sordo, poi un ronzio e niente più. Adesso puoi andare nella tua cella. Andare dove? chiesi. Cammina per il corridoio e la porta si aprirà. La vedrai. Il corridoio era lungo. Quando arrivai alla cella le luci erano accese e dopo che fui entrata la porta si chiuse dietro di me. Era come un film di fantascienza. Il lungo corridoio, la porta scorrevole, i pannelli di controllo, galera spaziale, mi dissi, dentro la cella c'era una brandina, un tavolino sporco, un water senza tavoletta e un rotolo di carta igienica.